Mettiti a tuo agio, ma impara un estraneo, mi pare. Ti pare un estraneo delle volte. Ma che cosa hai stasera? Non lo so. Sono al massimo del diapo, sono dell'ingrifamento. Bello, bello. Lillino, che cosa ci fai con Goldrake? Goldrake? Eh? Ah sì, con Goldrake. È una storia vecchia, è perché da bambino ho avuto una carenza d'affetto come Freud. E allora mi condono di questi pupazzetti, capisci? Ti formalizzi? Amore, vieni di qua, devo sul letto francese. Devo sul letto francese, che non ce la faccio più. Mamma! Che c'è, Mike? Mamma, papà, di là c'è Sionino con una... Una cosa. Non mi guardare la pancia, amore, mi mette in difficoltà. Tirala in dentro. E l'ho già tirata dentro. Amore, prendi freddo. Perché non ti metti una maglietta? Mai. Ho sempre schifato gli uomini con la maglietta di lana. Vuol dire che non hanno dentro il calore della libidine. Aspetta, amore, guarda. Hai visto l'orologio qua? Chi ti sembra così? L'avocchetto. L'avocchetto. Bella! Lillino? Ma chi sono quelli? Oh, signore benedetto. Te l'ho già detto. Dunque, io mi sono condornato di queste strane presenze. Ma è sempre quel fatto di Freud. C'ho i puffetti, Mazinga, Goldrake. Ehi, ti! E ti, appunto? Ehi, ti! Lino! Chi è quella? Madonna, chi sei? Zitta, troia! Calma, ragazzi. Zitto, porco! E te che ha detto porco? Zitta, troia! E me che ha detto troia! Anche questo te l'aveva già detto. Zitto, porco! Ecco, pure questo. Disgraziata! Fora dalla camera di mio figlio, né? Ma allora è tua mamma? Ma no, lei è la mia! E lui chi è? È il figlio di mia sorella. È il nipotino del porco! È mio figlio! E sto maiale porta le donnacce in camera di mio figlio! Va fora da sì! Mi travaglio tutto il dì alla Fiat, a Mirafiori! E faccio un chiolparei per te e ti porca giù! Non ti preoccupare, amore, sono dei marocchini inseriti a Torino, non capisco! Lino, spiegagli chi sono! Sei una baldracca! Vediamo al bar domani! Ripensomi! Ripensomi, perché... Ripensomi! È Lino! Sì. Ma no, voi mancate di civiltà tu a quel balengo di tuo marito. Era la mia fidanzata, era. Ah, e una la fidanzata la porti in camera di un bambino. Ma perché quando il bambino è in camera sua porta anche i suoi amichetti per giocare, io dico qualche cosa? Quella camera è anche la mia. No, oh, no, 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 in questa casa non c'è niente di tuo, niente, sei ospite. E devi ringraziare quel santuomo di mio marito, devi ringraziare. Ma che santuomo, che quello è un... Stronzo! Dove hai messo le chiavi della macchina? Quale macchina? La mia, quella che usi tu, la 1. Ecco, a proposito, questo ti volevo dire. Evidentemente sì. La Fiat, siccome ancora è la 1, non è proprio per la quale. La 2 verrà un po' meglio, perché si sente un rumorino. Non è possibile, la Fiat non fa rumorini. Se facevo un rumorino a semiasso, l'ho portato al semi meccanico, così. Ti dico che non è possibile. E io ti dico che forse l'hai costruita tu, perché è venuto fuori una stronzetta e l'ho portata al meccanico. Ma hai sentito come mi parla? Ma va a cercare il bulè, fa fiù che? L'è tutta colpa di Garibaldi? Abissino!